Bene, solo un saluto di benvenuto ad Alberto, che quasi tutti conoscete, penso, più o meno. Ma questa è la versione attuale. Chi vuole vedere, chi ha visto e chi vuole vedere ancora il video, l'ultimo video sulla comunità, lo può vedere anche in versione giovanile. Giovanile con i baffi, con i capelli lunghi, no? No, comunque siamo molto contenti che qua e per parlare del tema di cui parleremo questa sera, ma anche proprio perché è qua con noi Alberto, fare due chiacchiere tra amici. E poi, per chi non lo sapesse, Alberto è in comunità da praticamente, lui andava al andava al liceo Virgilio nel 66-67, quindi praticamente, però in comunità poi è entrato un pochino dopo, ma quindi praticamente dall'inizio ha fatto scuola della pace al Cinodromo, insomma, scuola popolare. A quei tempi era scuola popolare. Adesso insomma, la pace vedremo. Comunque no, oggi abbiamo avuto un incontro bellissimo che anche Alberto riprenderà, soprattutto leggendo la lettera che è all'origine del motivo per cui è qua con noi questa sera, e poi diciamo che il tema merita tutta la nostra attenzione e lo ringraziamo di poterci dare anche notizie che non si trovano né sui giornali né su internet, ma solo lui ha visto direttamente, quindi grazie di essere qua con noi. Allora, questo innanzitutto non vorrei che si pensasse una specie di cosa pubblicitaria sotto le feste, perché si sa che qui voi poi siete bravissimi a organizzare queste raccolte fondi, no? Quindi, anzi, però perché no? No, è perché in realtà io sto qua, appunto, come si dice a Roma, mi avete un po' fregato, perché io stavo qua in realtà perché qui è arrivata questa cosa. Ciao Alberto, non la leggo tutta perché anche se voi fate cose in notturna qui, quindi. Ciao Alberto, quello che ti scrive il sottoscritto, mi chiamo Marco Iori, dico bene? Ho 49 anni, pochi giorni ne compio 50. Ti salutano gli amici della comunità di Santo Egidio. Venerdì abbiamo costruito un quadro, l'abbiamo usato, il gesso è pitturato con i pennelli, i colori acrilici, insomma tutta una lunga descrizione molto tecnica per dire il cammino di questo popolo povero che hanno subito tante cose brutte, hanno subito tante violenze, i soldati hanno bruciato le loro tende, hanno ucciso tanti giovani, donne e via dicendo, e i Rohingya o Rohingya, che dir si voglia, dite come volete, insomma, il problema è che ci si capisca. E quindi è una lettera molto affettuosa che poi si è immediatamente, ma c'ho quell'altro lì, no? questo lo siamo, vabbè, per... facciamo poi prendere le domande che... E poi si è trasformata appunto in una bellissima, un bellissimo pomeriggio di amicizia, perché amici per forza deve essere di amicizia, se non si chiamerebbero più amici, ma questo devo tenerlo qua, io non so, devo fare qualcosa, no? Mandatele voi, ma dopo, tra un pochetto, no? Così leviamo pure questa che appunto... No, io dico appunto che si è trasformato in un bellissimo pomeriggio di amicizia... di amicizia, diciamo, tra me, tra con loro, insieme con la comunità, ma anche con questi poveri, scusate, io dico Rohingya perché insomma in inglese poi loro stessi gli dicono Rohingya, ma insomma, nel senso che effettivamente forse partiamo da questo così immagine, no? Che era molto carina di aiutatemi, quella bionda che diceva il cuore. Enrica, che diceva c'è un quadro, perché poi i quadri sono l'espressione effettivamente, dove ci sono tre elementi molto importanti, sono gli occhi, il cuore e le mani. E allora forse anche la nostra storia, penso di tutti noi, in comunità, nasce dagli occhi, dal cuore e dalle mani, cioè, proprio in questa progressione, no?
cioè perché non solo perché la storia è sempre quella di dire vieni e vedi innanzitutto, no? Più che ti dico io teoricamente perché è giusto, non giusto, vieni e vedi, però guarda veramente, non soltanto... E poi tutto questo entra nel cuore e genera delle cose che trasformano le mani che da inaridite che erano diventano poi anche generose e quindi... Però è molto bello questo discorso perché anche in fondo con questi Rohingya così è iniziato, cioè questa... Io vi ringrazio perché questa cosa di... soprattutto degli amici, però poi anche voi siete amici o no? No, no, perché non si sa mai, capisce? Il giorno gli amici, la sera i nemici, non so niente... E mi ha portato anche a riflettere, per cui ho scritto 4 punti che si svilupperanno ognuno per 1 ora e mezza, quindi, cioè, quindi però al di là di questo, no, forse siamo abituati. I 4 punti sono: uno, il Myanmar, no? Che benissimo ha detto oggi invece Marco, appunto, che ha scritto, che dice il Myanmar, c'è una pronuncia che. Che si chiama così dall'89, poi perché prima si chiamava Birmania, no? Ecco. E, quindi uno è il Myanmar, 2 parole, uno è i Rohingya, altre 2 parole, uno è Papa Francesco i Rohingya, altre 2 parole, e uno è Sant'Egidio i Rohingya, quindi così abbiamo un quadro, no? Cioè, però effettivamente anche per noi nasce un po' da questo, poi dopo leggeremo alcuni pezzetti di un bellissimo articolo che Andrea Riccardi scrisse su 7 di Repubblica quando ancora c'era, perché poi dice che 7 c'è ancora, ma ormai non ci sono più quelle belle rubriche, c'erano fino al Corriere, un po' diciamo in calo, adesso non c'è Roberto Zuccolini, quindi possiamo dirlo apertamente, e non tutti sanno, ma non è proprio. E proprio su questa fuga di era nel 2016, mi sembra. Questa fuga di questo popolo perseguitato dai buddisti, che è una roba un po' strana, no? Per le orecchie, troppo forte, no? Per le orecchie, perché insomma noi abbiamo un'idea del buddismo che non è che non sia vera, ma è vera per certi versi o per certe aree del mondo, cioè di un buddismo insomma molto mansueto, molto pacifista, molto che addirittura, essendo una religione poi un po' tra l'India e l'Estremo Oriente, è rispettosissima di tutto, financo degli animali, della natura, che è anche vero, però sono anche forme di buddismo Theravada, come quella thailandese o come quella birmana, appunto, che in realtà è un buddismo molto chiuso, molto esclusivista, no? Ecco, se poi qualcosa... Io non è una conferenza o una lezione, è un ragionamento insieme, quindi interruzioni, domande ben accolte, così, anche perché poi qualcuno di voi a un certo punto dica basta, perché sennò... Io col microfono è molto pericoloso. E quindi Andrea scrisse questo articolo e da lì nacque un interesse di una situazione che nessuno, almeno io non conoscevo sicuramente, ma tantissimi non conoscevano. Non è che oggi si conosca tanto di più. Quando il Papa è andato, fece un viaggio nel 2017 in Bangladesh, cioè in Myanmar prima e in Bangladesh dopo, l'1 e 2 dicembre, invece i giorni precedenti di novembre era in Myanmar, se ne è parlato ancora una settimana, due, dei Rohingya, di questo popolo, però poi di nuovo, ecco. Non è un fenomeno che riguarda solo i Rohingya, è un fenomeno che riguarda lo Yemen, che riguarda i tanti paesi che noi ricordiamo nella preghiera per la pace, cioè c'è un'attenzione molto spada, vedo qui, riguarda in per certi versi anche l'Ucraina, anche se è un pochino più conosciuta perché in teoria dovrebbe essere un pezzo almeno dell'Europa geografica e quindi dovrebbe essere un po' più a contatto. Però voglio dire, il discorso dei Rohingya effettivamente è molto estraneo. Ma qualcosa sul Myanmar, di molto 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 semplice. È una nazione continuamente, potremmo dire, alla ricerca della propria identità. Ecco, questo io direi solo dei piccoli flash, evidentemente, perché faceva parte ovviamente del grande colonialismo britannico, a un certo punto ebbe la sua indipendenza, ma prima scindendola gli inglesi dall'India e facendone una sorta di autonomia però sempre dipendente dalla Gran Bretagna, cioè dal United Kingdom, cioè dal Regno Unito, e poi successivamente la sua indipendenza, ma è una terra, è una nazione, è uno Stato con 135 etnie interne. Solo a dire, per farla breve, perché poi appunto il tempo vola, in realtà
cresce, è una crescita continua di una sorta di orgoglio razziale, l'etnia, diciamo, principale, che è proprio quella dei Bamar, che sono i buddisti sostanzialmente, antichi buddisti, dei famosi tempi d'oro. Se voi andate a Yangon, non è che, insomma, dico, non è capita tutti i giorni, però voi vedete una città splendida, meravigliosa, di grandi, ecco, molto decorata, molto... In realtà c'è una crescita continua di questo esclusivismo nei confronti degli altri, ma soprattutto dei musulmani, e in particolare dei musulmani Rohingya, che sono un tipo di Islam un po' particolare, perché i musulmani Rohingya, dicono questi del Myanmar, vengono dal Bangladesh. I Rohingya di sé dicono: veniamo in realtà da antiche popolazioni indiane, ma comunque già dal VII secolo questi Rohingya, lo dicono evidentemente, i Rohingya dicono anche la popolazione indiana, per evitare che poi loro dicono: vedi, voi siete del Bangladesh, quindi state bene in Bangladesh, e se ne lamino le mani. Ma da, nella regione, e forse possiamo qui vedere una cartina geografica, non lo so, vabbè, voi avete la geografia, qui a Genova siete navigatori, Colombo insegna, cioè un po' la legge del contrario, perché uno pensa di andare da una parte e arriva dall'altra, però insomma... Comunque ci arriva, da qualche parte c'è. Il mondo è tondo, l'avete scoperto voi. E, però, ecco, non soltanto per vedere, è giusto, io non la posso vedere, ma la vedo così, solo per dire che il Myanmar, vedete, Myanmar-Bangladesh, ecco, Myanmar-Bangladesh, solo per dire che la superficie del Myanmar è un X chilometri quadrati, ma comunque quattro volte circa quella del Bangladesh. E la popolazione del Myanmar sono tra i 55 e i 60 milioni di persone, sai, i numeri in Asia sono un po' opinabili, e quella del Bangladesh sono 160 milioni, con un quarto di popolazione, di territorio di meno, insomma, il territorio è un quarto e quello sono quattro volte. E ecco, questo qui si vede meglio il confine, che è proprio quella striscetta lì, non si vede? Ecco, bravo, quella striscetta lì. Ecco, questa fascia del Myanmar, che è la fascia estrema sinistra, diciamo, dove c'è scritto India, tutta la costa, diciamo, ecco, il confine a sinistra, c'è la Cina sopra e l'India a sinistra, e si chiama Rakhine, scritto Rakhine, K-H-I, Rakhine. In questo Rakhine dal VII secolo vivono i Rohingya. Qui già sono andato troppo lungo, perché, ecco, però, e sono insediati in questo Rakhine. E, in realtà, ci fu poi l'occupazione giapponese, insomma, per farla breve, caso mi vi lascio un po' di materiale che si può anche vedere. E fu una cosa importante, per dire, sulla storia della Birmania: nel 1946, questo generale Aung San, che qualcosa entra nell'orecchio, perché c'è la figlia sua si chiama Aung San Suu Kyi, ecco, quindi, insomma, ecco. Però il suo padre era diventato consigliere per la difesa e via dicendo, e fu un po' il padre della patria in realtà, perché vuole rivendicare la sovranità, appunto, della Birmania. E in effetti vinse le prime elezioni nel 47, ma nell'aprile del 47, ma nel luglio dello stesso anno fu assassinato. E da lì cominciò il potere militare, sostanzialmente, per farla breve, poi sono varie vicissitudini, però cioè, chi governa nel Myanmar sono i militari, da allora fino ad oggi, varie dinastie di militari, da allora fino ad oggi. Militari che in certi periodi sono anche stati incarcerati per 3 anni, però poi liberati di nuovo e via dicendo. Questo è il Myanmar. Sappiate che solo oggi, ancora oggi, ci sono conflitti etnici all'interno del paese. Non parliamo ancora dei Rohingya, ma parliamo di altre etnie di minoranza. Ci sono 9 conflitti in atto in Myanmar, sui confini, con tante realtà di minoranza. Ed è un paese che si è costruito una capitale inventata, dove il Papa è andato a incontrare, appunto, il governo, che è una specie di apartheid, sostanzialmente, come era in Sudafrica l'apartheid. Se ci stanno poi delle domande approfondiremo, però questo mi sembra per dare un quadro dei Rohingya.
parliamo dei Rohingya. Perché c'è stata questa persecuzione che in realtà dura da più di 40 anni in Myanmar nei confronti dei Rohingya? Dura da più di 40 anni, tant'è che sono 40 anni che gruppi di 5.000, 6.000, 7.000, 1.000 fuggono da Rakhine e vanno in Pakistan, e vanno in Arabia Saudita, e vanno in Indonesia, e vanno in diversi paesi del mondo. E sono andati anche in Bangladesh, le prime immigrazioni, le prime fughe dei Rohingya. E questi sono, tutto sommato, dopo tanti anni anche relativamente integrati. Però avviene, per farla breve, un fatto abbastanza discriminante nel 1982, quando, proprio a seguito di alcuni altri scontri, di alcune altre forme di persecuzione, diciamo, dei birmani nei confronti di Rohingya, viene cancellata la cittadinanza, cioè bruciati tutti i documenti, tolta la cittadinanza assoluta ai Rohingya. E i Rohingya diventano il popolo nel mondo più numeroso, il popolo apolide nel mondo più numeroso del mondo. 1982. Ci sono delle forme di risposta, di recriminazione da parte dei Rohingya, ma questo non è ascoltato da nessuno. Non si sa poi questa storia, perché 1982 non si va a parlare del 1700, che cosa la legge sui libri di storia, è cronaca in qualche modo, no? Però non è che si è saputo niente di particolare. Una curiosità, la parola Rohingya pare derivi proprio dal luogo dove loro, che era il Rakhine, Rohang, che è denominazione in lingua Rohingya del Rakhine, della zona, ecco, che precedentemente si chiamava Arakan. Però qualcuno anche dice che deriva da Rama, questo è interessante perché è una parola araba, Rahma, che significa poi misericordia. Se qualcuno parla arabo, ma penso, no, nessuno qua. Nessuno parla arabo, non è possibile. Qualcuno parla arabo, dai. Rahma, ti suona? Misericordia. Dico qualcosa di vero. Molto bene. Quindi, diamo soltanto qualche data. 1982 si cancella appunto la cittadinanza, diventa un popolo più numeroso, il popolo apolide più numeroso del mondo. Ma dal 2012 possiamo dire che c'è poi l'inizio più aperto delle più grandi violenze. Noi non abbiamo adesso delle immagini, perché insomma eviterei, vedrei le immagini successive, soprattutto quando parliamo dei campi. E iniziano le più grandi violenze, fino a un vero e proprio genocidio. Cioè, in realtà non è difficile dire che affermare con le prove, anche rispetto alle ultime ispezioni, diciamo, nel paese, raccolte di testimonianze fatte dalle Nazioni Unite, che quello dei Rohingya è il genocidio di questo nostro secolo, perché ha tutte le caratteristiche di un genocidio. Cioè, non è soltanto togliere le case, bruciare i villaggi, ma è anche una serie di torture nei villaggi, anche da testimonianze che abbiamo raccolto noi stessi, insomma io andando lì, si usa prendere i maestri delle madrase, che sono le scuole islamiche, legarli, 10 maestri legati al centro di un villaggio e poi squartati vivi, le violenze sulle donne, insomma, ci sono torture, insomma, delle più tremende torture. Quindi questa violenza, che da secoli ribolliva, dal 2012 diventa sempre più forte. A un certo punto Aung San Suu Kyi, che a noi ci tocca un po', diciamo, come europei occidentali, dice, ma come? Gli abbiamo dato nel 91, gli abbiamo, non noi, gli hanno dato il Nobel per la pace, no? In realtà Aung San Suu Kyi, diciamo, chiamiamola San Suu Kyi, in realtà è figlia appunto del padre della patria, ma non ha mai portato avanti battaglie per i diritti umani, è semplicemente stata perseguitata lei stessa e messa in prigione dai militari. È stata 2 anni, poi 1 anno fuori, poi altri 2 anni e mezzo dentro e via dicendo. Poi ha fondato questo partito, ha vinto le elezioni. E in realtà il Nobel per la pace è stato dato più per una protezione nei confronti di questa San Suu Kyi, che tra l'altro
non è un personaggio che adesso io difendo davanti a voi, figuriamoci, perché lei ha un ruolo in fondo oggi di segretario di Stato e primo ministro, quindi potrebbe fare delle pressioni. Però anche Papa Francesco stesso, quando è stato in visita in Myanmar, l'ha incontrata, ha seguito le indicazioni che gli erano state date, cioè di non dire mai la parola Rohingya, e l'ha chiamati i rifugiati musulmani fuggiti dal Rakhine. Ecco. Però in qualche modo, quindi, ci si aggrappa, e questo è il grande lavoro, poi anche un po' del dialogo a favore e per proteggere i più deboli, i più perseguitati, bisogna trovare sempre delle strade, non sempre dritte, ma insomma un po', ecco, per provare a toccare alcuni argomenti. Evidentemente la Aung San Suu Kyi non fa quasi nulla, ma è molto meglio provare a appoggiarsi su di lei e o anche coinvolgere il Papa stesso. Il primo incontro che fece, ricordatevi, fu con il capo dei militari e lo fece andare in annunziatura. Insomma, bisogna provare a includere l'altro, no? Soprattutto quando l'altro è più distante. La Aung San Suu Kyi può essere comunque una possibilità, anche se fino adesso si è dimostrata. È andata lei a visitare i campi soltanto qualche mese fa, non c'era mai stata nei Rakhine. Bene. E a un certo punto, il 24 agosto del 2016, lei istituisce una commissione, questo è un altro punto importante, no? Abbiamo detto 1982 tolta la cittadinanza, 2012 iniziano le operazioni più cruente di violenza, bruciare i campi e via dicendo, persecuzioni. E 24 agosto del 16 è una cosa abbastanza importante, perché lei istituisce una commissione consultiva per affrontare la questione del Rakhine, presieduta dall'ex segretario generale dell'ONU Kofi Annan, commissione Kofi Annan. Questa commissione Kofi Annan, istituita il 24 agosto del 2016, si prende un anno di tempo per fare indagini, andare nei Rakhine e via dicendo, e presentare poi un rapporto su come risolvere questo problema, che infatti puntualmente, ora andiamo rapidi, viene presentato il 25 agosto del 2010, anzi il 24 agosto presentato e letto il 25 agosto del 2017, in cui si parla di soprusi, di diritti umani e via dicendo, e via dicendo, e via dicendo, e via dicendo, e via dicendo. E Aung San Suu Kyi dice no, in realtà noi dobbiamo prendere questo rapporto e provare a metterlo in pratica, seppure non abbiamo mai lottato, non abbiamo mai soppresso i diritti umani, non è vero che esiste il genocidio. Il capo dei militari, ora senza che vi sto a dire tutti i vari nomi, perché sono tre nomi diversi, momenti diversi, comunque, il capo dei militari dice no, questo rapporto va rivisto perché ci sono delle menzogne dentro. Che succede? Piccolo gruppo che si chiama ARSA, Arakan Rohingya Salvation Army, sarebbe il gruppo estremista dei Rohingya, 80-100 persone. Di fronte a questo atteggiamento dei militari, siamo il 25 agosto del 2017, reagisce uccidendo 6 poliziotti sul confine. Dal 25 sera, dal 26 mattina, comincia la grande repressione. Bruciare i villaggi, far fuori, violentare le donne, uccidere i bambini davanti, uccidere i genitori davanti a bambini, delle cose assurde. Dal 26 agosto c'è il grande esodo che in due mesi porta a 750.000 Rohingya che fuggono dal paese, due, tre mesi, insomma, entro la fine dell'anno. E questo è il terzo punto drammatico. Il grande esodo è questo dell'agosto 2017, agosto-settembre. Il Papa va a fine novembre, questo è un altro punto molto importante, qui io vorrei leggervi qualcosa, aspetta, però finiamo un secondo questa storia. Come vanno i, la cartina l'abbiamo vista, qual è il percorso che fanno? Sono due percorsi possibili. Uno è da tutti i villaggi del Rakhine, passare per Via Terra, che è quella stretta appunto, che è una zona piena di montagne, quel piccolo trattino, sono tutte e due bianchi, lì c'è scritto H in fondo, lì, no? Vuol dire Dhaka, insomma sarebbe il Bangladesh, quello bianco di là, e questo di qua è il mio, esatto, quello là. Quindi passare le montagne sono 15-20 giorni di cammino. Questo è interessante perché dopo vi racconto una storia rispetto a una di queste carovane. Oppure scendere giù per mare e arrivare
nella costa meridionale, sono 6 giorni di navigazione circa, insomma, è relativamente vicino. La maggioranza va attraverso le montagne, villaggi interi, cioè, portano, qui avrete visto voi delle foto, io ne ho portate solo alcune dei campi stavolta, ma insomma, avete visto che per esempio portano gli anziani dentro delle specie di pannoni legati con un enorme bambù, no? Ecco, cioè si portano dietro tutte le intere famiglie. Pensate che una famiglia Rohingya è fatta da marito e moglie ovviamente, ma una media di 7, 8, anche 10 figli. Oggi su 1.150.000 rifugiati nei 34 campi sotto Cox Bazar, quindi al sud, che prima abbiamo citato, visto anche nel tuo telefonino, Ivana, bene, sotto Cox Bazar, nei 34 campi, ci stanno 1.150.000 persone circa, adesso. Di questi qua, almeno 760.000 sono bambini, ma proprio piccolini, piccolini, piccolini. Quindi, no, anche per sottolineare questo piccolo gruppo, chiamiamolo terrorista dell'Arsa, questo gruppetto che ci stanno altri 9 conflitti in atto nel paese e ogni giorno sono centinaia di morti e di vittime, no? Ma perché? Allora, questa grande, ecco, mille motivi diversi. Io, francamente, andando lì e andando a Yangon, cioè quindi Myanmar, cioè seppure, insomma, voi sapete che ho il dialogo interreligioso da un po' di anni e penso che non esistano lotte, odi intra religioni, sono sempre altri motivi, c'è un misusing, cioè c'è un cattivo uso della religione che viene usata come elemento identitario, perché poi saranno le altre ragioni. Io questo qui è il primo caso in cui mi sembra che un elemento di odio tra religioni esiste, cioè che proprio questi buddisti del Myanmar, non è che ce l'ho con loro poverini, però no, voglio dire, veramente non sopportano i musulmani in generale, anche perché gli altri musulmani di altre origini che stanno nel paese, non in Rohingya, comunque non possono accedere a alcune professioni. Vabbè, dice questo, però li lasciano vivere, non è che sia però così normale. Ma non sopportano proprio i Rohingya da un punto di vista fisico. Se voi vedete i templi d'oro di Yangon e mettete insieme una capanna o una faccia di un Rohingya, cioè proprio capite che c'è anche. Però c'è chiaramente un grande motivo economico, perché il Rakhine, cioè quella striscia, c'è da un lato, è un grande corridoio dove la Cina sta costruendo gli oleodotti verso l'Oceano Indiano. Quindi è già stato venduto in realtà. Allora, quando a novembre scorso, una settimana, guarda caso, prima della visita del Papa, si riunisce per la prima volta un comitato misto di governo tra Yangon tra la Birmania, diciamo il Myanmar e il Bangladesh, per provare a inventare o a costruire un possibile rimpatrio di questi Rohingya, guarda caso una settimana prima che fa il Papa, e poi a gennaio di nuovo si riuniscono e studiano e vedono, e si sta riunendo ancora oggi, in cui dicono dovrebbero rientrare 10 Rohingya al giorno, una specie di ricetta medica, 10 Rohingya al giorno, fate il conto, vuol dire 30 anni, cioè vuol dire che questa generazione non lo vedrà mai più, ma poi scusatemi, i Rohingya, amici miei, che dove me ne presento uno, hanno scritto una roba di 10 punti, cioè, ma come rientriamo? Documenti innanzitutto, assicurazione dei diritti umani, case bruciate, quindi villaggi, cioè ci sono delle condizioni che rendono impossibile questo rientro. È vero che stanno costruendo già una grande città nella parte del Rakhine, che è una specie di campo di concentramento dove loro vorrebbero unire alcune minoranze, cioè fare degli spicchi, una città così, in cui ognuno c'è una delle minoranze, no? Per cui, da cui però non si può uscire, da quella, cioè sono insomma delle forme. Comunque, adesso non ci dilunghiamo su tutte queste storie. Effettivamente, da allora c'è questo grande esodo. Oggi in Bangladesh ci sono 34 grandi campi. Io sono stato in 4 di questi campi. E gli altri ho solo visti,
quindi Shamlapur, Unchiprang, che sono due campi grossi di 30-40 mila persone, però non i più grandi, però sono stato anche a Kutupalong, che è un campo che raccoglie, lo vedremo dopo qualche immagine, 480 mila persone, cioè è più grande di Firenze, ma 480 mila persone, i ripari fatti di pezzi di canna, di pezzi di plastica appoggiati sopra, ecco. Quindi voglio dire una situazione effettivamente drammatica. E una parola, scusate, io vado un po', ditemi voi, tagliate qui il filo a un certo punto. Allora, io stavo a Dhaka la sera del 1 dicembre, no? Del 2017. Io ho detto che il 25 agosto c'è stata questa grande esodo, ecco, il 1 dicembre 2017 il Papa è arrivato a Dhaka, in Bangladesh, senza aver detto nei primi tre giorni in Myanmar mai la parola Rohingya. È arrivato a Dhaka. E c'era un incontro interreligioso in un grande tendone dell'arcivescovado di Dhaka, e quindi i musulmani e quindi le varie religioni bengalesi, tra l'altro molto intelligentemente questo incontro l'hanno fatto proprio il venerdì pomeriggio, per cui a un certo punto i musulmani sono alzati e sono detto, beh, che c'è la preghiera loro. Vabbè, comunque al di là di questo, gli organizzatori ho sempre un po'. E comunque siamo riusciti insieme agli amici della Caritas a far sì che attraverso permessi speciali del governo 16 Rohingya potessero arrivare a Dhaka e incontrare il Papa. E questo è stato un momento abbastanza nodale, abbastanza determinante, perché arrivarono nel pomeriggio. Io la mattina stavo già lì, e incontrai alcuni di loro, sempre con gli interpreti, naturalmente, perché l'inglese, insomma, e nacque questa amicizia con molti, in particolare con questo Muhammad Nurullah, di cui dopo vi parlerò, perché è un maestro di una madrasa, vi racconterò un momento la sua storia, che poi ci può dare anche il sapore della drammaticità di questa situazione. E il Papa, dopo l'incontro interreligioso, incontrò i Rohingya nella stessa sala, doveva essere un incontro, questo è molto interessante e tipico di Papa Francesco, doveva essere un incontro in una saletta, in realtà lui li ha fatti entrare invece in questa grande platea, li ha fatti salire sul palco e poi ha detto tante cose importanti, c'è il suo discorso che insomma, si può leggere comunque tra gli altri, la presenza di Dio oggi si chiama anche Rohingya. Continuiamo a stare vicino a loro perché siano riconosciuti i loro diritti. Fu la prima volta che nominò la parola Rohingya. Tutti i giornalisti mi chiamarono, perché io insomma, semplicemente stavo a dormire nell'albergo dei giornalisti, per cui se arrivavano non ero mai stati in Bangladesh, non sapevano come muoversi, fu abbastanza utile la cosa. Il Panorama scrisse, venerdì nell'arcivescovato di Dhaka, nel Bangladesh, il veto è caduto e Francesco ha potuto parlare liberamente chiedendo perdono con un gesto di grandissimo significato, cioè si inginocchiò chiedendo perdono a loro. E ha detto loro, forse possiamo fare poco per voi, ma la vostra tragedia ha molto spazio nel nostro cuore. Per quelli che vi hanno fatto male, soprattutto nell'indifferenza del mondo, vi chiedo perdono. Poi si è inginocchiato davanti a questi 16 profughi, 12 uomini, 4 donne, e 2 bambini, dei quali 2 erano bambini, accompagnati, scrive Panorama, dai volontari della comunità di Sant'Egidio che operano nei campi dove il Bangladesh accoglie le migliaia di perseguitati e via dicendo. Cioè è stato un incontro, grazie, di grande acqua però, grazie, sì. Dopo. È stato un incontro di grande significato. Però vedete, cari amici, il problema non era soltanto dire la parola Rohingya o non dirla, come i giornalisti sono sempre fissati, perché non ha detto? Si tratta anche di trovare le diplomazie, come Papa Francesco dice tante volte, la diplomazia o la geopolitica, che è ancora più bella, della misericordia, no? che ottiene tante volte dei risultati 10 volte più forti di tante altre grazie, tante altre forme di geopolitica. E quindi non è solo il problema della parola, perché in effetti lui è riuscito a dire anche alla Aung San Suu Kyi, i rifugiati musulmani del Rakhine, lei sta ad assentire, ha detto che sì, che era vero, che cioè è riuscito a far ammettere delle piccoli pezzetti di verità. Quindi il problema non è soltanto il nome, però evidentemente quando lui ha detto il nome in quel contesto, in quella sera, in quel luogo dove poteva dirlo, perché ha ringraziato il governo bengalese,
di aver accolto questi qui, di aver tollerato, diciamo, il fatto che questi rifugiati sono entrati lì, ecco. Poi sono lamentati perché gli dominano le foreste, gli serve un po' di legna per far fuoco, insomma, comunque al di là di questo. Però è stato un momento molto importante. E poi c'è tutto il suo lungo discorso che non possiamo leggere, perché però è stato un momento, si è parlato in quella frangente dei Rohingya in maniera un pochino più diffusa, si è cominciato a conoscere chi sono e via dicendo. Il nostro interesse è quello che noi facciamo, diciamo, andiamo avanti ancora 10 minuti vedendo anche un po' di foto, tra poco ti dico quando. Questa cosa che io lo dicevo prima, Andrea scrisse su 7, era il 13 maggio del 2016. E parlò, c'era questo titolo, questo sottotitolo, no? La Birmania buddista costringe alla fuga i Rohingya di religione musulmana, cercano rifugio in Malaysia e in Bangladesh, ma anche lì scattano i respingimenti e via dicendo. Però fu un qualcosa che colpiva molto il fatto che erano dei buddisti che appunto cacciavano via. Grazie. Ah, perché stiamo pure in diretta qua. Indifferita, vabbè, oh. No, se lo sapevo mi mettevo la cravatta. Di solito c'è un camerino. Ecco, cosa dire ancora? Che io nel novembre del 2017 per la prima volta appunto andai a quello che vi ho detto, cioè, scusate, ho detto una stupidaggine, quella era la seconda volta che andavo quando venne il Papa. Nel novembre del 2017 per la prima volta andai a portare i primi aiuti, sollecitato da queste cose che Andrea aveva scritto e dal fatto che noi dovevamo fare, ne parlammo pure in assemblea a un certo punto, c'era il discorso di dire facciamo, rispondiamo un gesto, prendiamoli nel cuore, preghiamo per loro, ma anche facciamo un gesto concreto. E raccogliemmo dei fondi e per la prima volta a novembre appunto andai a portare questi primi aiuti, medicine, materiali sanitari, beh, dicendo, nei campi profughi a sud di Cox's Bazar, collaborando un po' con la Caritas, c'era una certa amicizia, e soprattutto con questi del MOAS, no? Che è questo Regina Catrambone. E loro avevano aperto 2 ospedali da campo, appunto a Shamlapur e a Unchiprang, e io andai a portare questi aiuti per arrivare a Cox's Bazar. Si arriva a Dhaka, c'è l'aereo, poi si va giù a Cox's Bazar, da lì con le macchine, un po' jeep e cose varie, si va nei vari campi. Qui entrai a conoscenza di tutta questa storia. Allora c'erano ancora 25 insediamenti e 30 piccoli gruppi, ma adesso questi sono piccoli dettagli. E i due campi, dicevo, uno è Shamlapur, circa 30.000 persone, 32.000 persone, ospedale da campo, era un centro, qui possiamo forse già vedere, andiamo avanti man mano perché poi magari non coincide con quello che dico, ma comunque sono sempre, ecco, questi sono alcuni campi. Questo in realtà è il campo di Unchiprang, che è un po' simile a quello che Ivana ci aveva nel telefono, per quello suppongo che tuo figlio probabilmente è andato in questo campo qua, vero? Cioè, sembra un po'. Questo campo di Unchiprang sono 36.000 quasi persone, è un campo, mentre il primo di Shamlapur, dopo lo vedremo, che qui è bella, la cosa è bella, se coincidesse sarebbe perfetto, ma è meglio perché è un po' più all'italiana. Shamlapur è un campo in una zona, diciamo, di poveri bengalesi, dove c'era già un villaggio. Ed è interessante questo fatto perché si dimostra una cosa che io sostengo, ma così, che in realtà l'integrazione è possibilissima, soprattutto per questi che stanno a sud di Cox's Bazar, che vuol dire a sud di Chittagong. Voi dite che mi importa, no, in realtà Chittagong è l'origine di una delle lingue, delle 12 lingue bengalesi, ma il Chittagong è veramente identico quasi, almeno, no, lo dicono loro, non lo dico io, a Rohingya, cioè si capiscono. Tant'è che noi abbiamo Sangida di Gente di Pace a Roma, che è di Chittagong, che mi traduce tutte le interviste che io ho fatto a loro. Quindi voglio dire, questo è molto interessante, perché questo vuol dire che ci può essere, e anche da un punto di vista sociale, sono poveracci come loro, cioè in un certo senso. Tant'è che l'ospedale in Shamlapur c'ha
aveva, adesso un po' le zone stanno cambiando, comunque circa il 60-70% ci andavano i Rohingya nel campo di Shamlapur, ma l'altro 40% ci andavano i poveri bengalesi della zona. Cioè, voglio dire, non è che tu distingui. Ecco, questo è interessante secondo me, perché questo vuol dire che è possibile che un paese dove c'ha 160 milioni di persone, averci 161.200, non è che proprio, ecco, detto fra noi, lo dicemmo pure a Sheikh Hasina, che è una di queste che è la primo ministro attuale, anche se il 30 ci stanno le elezioni in Bangladesh, informati, perché tira brutta aria, perché il fondamentalismo sta pure lì. Ci fu nel 2016 l'attentato lì, l'attentato proprio, le bombe a quel club, no, che è proprio vicinissimo all'ambasciata italiana di Dhaka. Non è che sono pochi episodi, però esistono queste cose. La Sheikh Hasina, dicemmo questa cosa, seppure che quando viene a Roma l'abbiamo incontrata, che è il primo ministro bengalese, seppure sorcono un po' la bocca, insistono sul fatto che la presenza di questi Rohingya deve essere temporanea, tant'è che non è possibile costruire niente fatto di muratura, ma tutte lasciare quel tipo, andiamo un po' avanti, vedete, quelle sono le tende, ecco, questa è un centro, sempre lo stesso campo dall'altra parte, dove vanno a raccogliere, ecco, queste vedete come sono fatte? Canne, un po' di fango e poi questi pezzi di coso che sembrano i teloni, quelli che mettono quando rifanno i palazzi, no, per coprire, ecco, quindi così sono i campi. Questa è sempre, ecco, la fila che fanno per andare a prendere, c'erano delle consegne, le organizzazioni lavorano su queste consegne di cibo, di alimenti e via dicendo. Andiamo avanti. Ecco, questo ancora, ecco, questo qua è un'immagine, ma non si vede la fine di Kutupalong, appunto, questo campo di 480.000 persone. Mi sembra che ce n'è anche qualcun'altra. Evidentemente quella legna lì è per cercare di non far volare via. Ecco, che è successo? Che dal giugno scorso, no, dal giugno scorso neanche, addirittura un po' prima, dal maggio scorso fino ancora adesso, alla fine di novembre, è stata tutta la stagione dei monsoni. E poi c'è monsoni e monsoni, nel senso che c'è stagione e stagione, più fuori, sono stati molto violenti questa volta, cioè vuol dire piogge, vuol dire venti, vuol dire, ecco, vedete che il terreno è così, è sabbioso. Loro stanno su queste specie di colline, insomma, 80.000 di queste baracche, famiglie sono state distrutte, portate via, sono anche alcune diverse vittime e via dicendo. Quindi voglio dire, tutto questo insomma, è un altro elemento in più. Shamlapur, Unchiprang, Jamtoli, Kutupalong già ne abbiamo parlato, 480.000, forse 500.000 persone, tante storie, ma io vorrei fermarmi poi su alcune di queste. E il campo di Jamtoli, ora non so se, ecco, no, mi sa che è proprio questo, andiamo avanti ancora una, ecco, questo campo qua, in questo campo qui, noi stiamo costruendo una scuola, cioè abbiamo iniziato già a fare questa scuola in maniera provvisoria, diciamo, con 300 bambini. Attraverso, dice, chi la fa sta scuola? Vabbè, sono stato io, e la facciamo attraverso una collaborazione con un'associazione islamica di giovani universitari che contano qualche centinaio, se non qualche migliaio di persone, che si chiama We the Dreamers, i sognatori, diciamo, insieme a un'altra associazione. E voi forse a Bologna, qualcuno, ecco, avete conosciuto il mio amico Kutub Tariq, che è molto bravo, avete sentito pure il discorso suo? Ecco, vedi. E insomma, è un ragazzo molto bravo, molto, che è segretario generale di questa associazione. E è gente molto, cioè è nata una certa amicizia, una certa collaborazione. E mi invitarono al loro convegno nazionale, c'erano, cioè, i responsabili, poi non si capisce mai, ci cioè, siamo migliaia, poi insomma, 200, non è che, comunque. E comunque, perché loro dice, noi abbiamo il sogno di trasformare, costruire la città, io gli dissi, vabbè, parliamo un po' della nuova Gerusalemme, allora, e insomma, ci capimmo, ecco. E c'è un bel lavoro, sono tutti volontari, noi speriamo con questo progetto di poter pagare anche dei viaggi loro stessi, e abbiamo per ora, come dire,
diamo per ora lavoro a 4 insegnanti Rohingya, fuggiti pure loro dal Rakhine, che però facevano i maestri e che hanno cura di questi bambini insieme ai volontari dei Dreamers e via dicendo. Per ora lo fanno in strutture molto semplici, però noi da adesso dovremmo cominciare a costruire questa scuola che è fatta di un metro addirittura di muratura e poi continuano le canne, quindi speriamo, la cifra è abbastanza modica, però alla fine viene fuori 80.000 euro, ma compresi gli stipendi, i lavori, i viaggi, tutti quanti, annuali. La scuola in sé sono 15-20.000 euro la costruzione e speriamo di riuscire. Potrebbe essere un progetto pilota che potrebbe riprodursi poi anche in altri villaggi. Andiamo avanti. Ecco, queste qua, queste immagini, mi dai un attimo il microfono qua, così. No, anche perché magari facciamo qualche domanda. Queste immagini qua sono quelle delle donne negli ospedali, da campo. Cioè questa è la, chiamiamola sala d'attesa. Ecco, andiamo avanti. Ecco, questi sono, vedi, MOAS, con quelli con cui noi abbiamo collaborato all'inizio. Qui abbiamo portato molte medicine, materiali sanitari e via dicendo. Queste donne, ecco, questo è il dispensario dove si consegnano le varie medicine e abbiamo sostenuto e continuiamo in parte a sostenere, seppure le cose stanno un po' cambiando in questo momento perché il MOAS sta un pochino facendosi indietro. Che purtroppo, cioè, la continuità è una grande sfida, ecco. Andiamo avanti, ecco, però questi si vede qui dentro, io francamente, ma penso voi ancora, cioè non si capisce chi sono Rohingya e chi sono i bengalesi, però vi assicuro che sono mischi, perché sono molto simili, ecco. Ecco, vedete, guardate però il numero di bambini che ci sta, che effettivamente è una cosa impressionante. Andiamo avanti, ecco. I colori evidentemente, e qui ci sono la maggioranza delle, questo lo dico, la maggioranza dei problemi sono legati alla mancanza di acqua potabile, quindi le epidemie si diffondono molto rapidamente e a problemi polmonari. Ecco. Queste sono le donne, ecco questi bambini, che questo è sempre l'ospedale, ecco, vedete. Però ora è un po' in diminuzione il numero delle persone che va in questi ospedali qui, perché ecco, noi abbiamo fatto tra l'altro questo, in questo discorso di collaborazione Bangladesh, accoglienza e Rohingya, ci sarebbe anche la possibilità di ristrutturare alcuni ospedali bengalesi stessi, sono progetti però, ecco, c'è una grossa, negli ultimi 3 mesi c'è da dire, c'è una grossa anche aumento di fondi delle varie organizzazioni, siamo arrivati credo a 950 milioni di dollari tra le varie associazioni, tra le varie organizzazioni per aiutare, però mancanza assoluta di coordinamento, cioè ognuno fa segue la strada sua, questo è un po' il problema. La cooperazione italiana non esiste in Bangladesh, esiste in Myanmar, però copre anche il Bangladesh, stiamo lavorando perché c'è un bando adesso di certi fondi che però lavoriamo sul tema della scuola, perché la scuola sarebbe legata al centro nutrizionale, all'ospedale e coinvolgerebbe poi le famiglie dei bambini. Andiamo ancora avanti. E beh, questi si vede, insomma, i bambini vivono così. Questo è un po' più curioso. Però c'è qualche immagine forse della scuola. Andiamo avanti, forse c'è qualche immagine. Ecco, questa è quella di prima, non per far pubblicità, ma insomma questi sono i bambini di quest'altro campo. Dove c'è, andiamo avanti sempre, ecco questo, allora qui vorrei fermarmi un attimo perché lui si chiama Muhammad Nurullah ed è uno dei 16 Rohingya che ho conosciuto appunto quel pomeriggio del 1° di dicembre e vorrei un momento leggervi la storia che lui mi ha raccontato. Io lo conobbi quel pomeriggio, poi gli dissi guarda che lui vive a Balukali, che è un altro campo, gli dissi ti vengo a trovare tra 3 giorni, ci andai il 4 dicembre, poi la volta successiva, cioè era gennaio, la visita successiva, gli regalai un telefono
perché lui era, aveva compiuto gli anni il 4 ottobre, gli portai un telefono un po' Samsung, un po' funzionante bene, perché hanno la possibilità di collegarsi a delle batterie, all'elettricità, e da allora comincio a mandare video continuamente, immagini, così c'è ogni giorno. Allora, lui c'ha 37 anni, arrivò in Bangladesh attraverso il confine a Palongali il 5 settembre del 17, vedete, era quella ondata lì, no? Quella che cominciava il 25 agosto. È una storia abbastanza emblematica perché lui, Mohammed Nurullah, è stato insegnante di una madrasa per 3 anni. Poi ha prestato servizio addirittura presso il Parlamento del Myanmar, cioè aveva trovato un lavoretto presso il Parlamento del Myanmar, quindi non è il primo arrivato, è un uomo di cultura in realtà. Dopo il massiccio afflusso di fine agosto è arrivato con gli esodi di massa, ospitato in vari campi. Dopo un mese lui e la famiglia sono stati spostati nel campo dove hanno trovato un apprezzamento di terreno e via dicendo. Nel suo villaggio in Myanmar, quindi nel Rakhine, 182 case sono state ridotte in cenere, 182 case, e hanno ucciso tante persone, tra cui macellato appunto molti tablig, che sono i predicatori islamici, davanti a tutti, proprio tagliati a pezzi. E lui racconta, chiaramente me ne sono fatto tradurre le cose che lui ha registrato: ho deciso di partire nel momento in cui hanno iniziato a uccidere in massa persone e a bruciare sempre più case. Quando la nostra casa è stata bruciata, siamo fuggiti dal villaggio, ci siamo nascosti nella giungla. Siamo stati costretti a guardare da lontano il nostro villaggio, veniva preso dalle fiamme. Io quando stavo con lui qui a parlare, andiamo avanti ancora una, ecco, e loro stanno in questo campo appunto che sta proprio al confine, vicino alle montagne. A un certo punto ci siamo girati e abbiamo visto fumo che usciva, cioè continuavano a bruciare i campi. Questa è abbastanza drammatica. Ancora lui dice: siamo passati di casa in casa, dopo 17 giorni, arrivati al confine, confine quindi col Bangladesh, rimasti per 5 giorni senza cibo. Eravamo a stomaco vuoto in attesa di una barca per portarci in Bangladesh, perché erano arrivati al sud. Alla fine siamo arrivati qui. Non ha viaggiato solo con la sua famiglia, ma anche ha portato molti anziani dal suo villaggio. A un certo punto mi dice: quando eravamo sulla strada del confine, ci siamo riposati nel mezzo di un'area buddista, cioè dove c'erano molti militari buddisti. C'era un piccolo ruscello e un ponte per attraversare da una collina verso un'altra collina. Alcune donne sono scese sul fiume per prendere l'acqua da portare ai propri bambini. Tra queste donne c'era anche sua moglie. All'improvviso 25-30 militari hanno attaccato tutte quelle donne e le hanno violentate. Nessuno di noi ha osato andare giù, perché lui ci aveva con sé 1500 persone dentro alla foresta. Se lui fosse andato, avrebbero scoperto, e penso lo avrebbero fatti fuori tutti, soprattutto gli anziani che non potevano fuggire. Mia moglie è una delle 17 donne che hanno stuprato. Tutti urlavano dal dolore. Lui mi dice: io mi vergogno di fronte a Dio di non aver difeso mia moglie. Però questa storia di Mohammed Nurullah è una storia di tanti altri, cioè è emblematica, di gente ormai ridotta, però è anche gente profondamente spirituale, cioè in tutti i villaggi ci sono molte, molte, molte moschee. Andiamo avanti. Ecco, questa è un'amicizia che è nata perché... un'amicizia che continua anche grazie al telefono, no? Andiamo avanti. Questi sono, lui ha chiamato tutti quelli del suo villaggio, abbiamo fatto sempre attraverso l'interprete ovviamente un po' dei racconti della loro storia, e questi sono i bambini che sono i grandi abitanti di questi campi rifugiati. Ecco, questo è il campo, torniamo, di Jamtoli, dove noi in questi giorni dovremmo, cioè i nostri amici di Dreamers stanno costruendo questa scuola che speriamo a metà di gennaio metteremo la terza, quarta pietra, quello che sarà, però comunque di inaugurare e di andare avanti. Andiamo avanti. Ecco, vedete, questo è il campo. E questi sono i bambini con cui stiamo facendo la scuola. Questa è una delle baracche ancora, non è la scuola vera e propria.
Vabbè, questo adesso possiamo vedere qualche immagine, giusto? Per dire che è impressionante l'attenzione, ma questo sempre, insomma, l'attenzione, il fatto che questi bambini, per loro è una grande festa, il fatto di stare insieme. È interessante perché noi vogliamo in queste scuole insegnargli non solo il Rohingya, ma anche il Myanmar, cioè la lingua del Myanmar, perché così ci possono approvare il progetto che queste scuole potrebbero essere funzionali a un rimpatrio, cosa impossibile, però perlomeno siccome l'approvazione viene dal Myanmar, anche del governo del Myanmar che dà la concessione alla cooperazione italiana, quindi potrebbe essere interessante questa cosa. Andiamo avanti, ecco, questa è la distribuzione di merende. Questi non sono i cosi gialli, quelli di... i giubbotti gialli. Ecco, questi sono gli insegnanti. Cioè lui è Qutub, questo che riconoscete adesso. E gli altri sono gli insegnanti Rohingya di questa scuola. Ho tutti orgogliosi di aver trovato... Comunque per ora gli diamo uno stipendio mensile che speriamo possa incrementarsi. Queste sono le strutture che adesso esistono, ma deve essere costruita una scuola in muratura. Ecco, questo è lo spazio... devo costruire la scuola. Bene, io mi fermerei, ci abbiamo ancora foto, vediamo se c'è qualche altra immagine. Vabbè, questa è interessante perché è la moschea, cioè la moschea è vicinissima alla scuola, infatti è nata una certa amicizia con l'imam locale, che è un poveraccio come tanti altri, però tutti i bambini, è una cosa eccezionale come loro li mettono lì e questi imparano a leggere il Corano, insomma, con un certo ritmo. Questi sono i nostri bambini. Ecco. Vabbè, questa è un'immagine così, per dire che questa donna è una delle prime immagini che avevo scattato, che era che è un po' la, insomma... sarebbe un po' un'immagine natalizia, diciamo, in un certo senso, non Maria col bambino, che però è un po', cioè si vede questo bambino denutritissimo, la testa enorme, un corpo quasi inesistente, però lei che così, insomma, tutto sommato una donna che guarda, spera in un futuro per il figlio, insomma, tutto qua. Questo è un po' quello che io penso, sì, basta, perché qui torniamo. Io penso che il problema vero oggi, cioè ci stanno mille di problemi come tutti voi, di cui tutti voi vi rendete conto, però il problema più grosso è il problema del futuro, perché cioè quello che noi possiamo fare e dobbiamo fare è parlarne, diffonderlo, e, il fatto che tutto questo si conosca, si sappia, però anche il problema del futuro, cioè che prospettiva. A un certo punto in Bangladesh hanno paventato un'idea di portarli tutti su un'isola e via dicendo, ma queste sono cose tipiche. Però io penso che lì l'integrazione lì sia l'unica via, perché il rientro mi sembra un fatto abbastanza improbabile. Però il problema è che non c'è futuro per questo popolo, cioè è inesistente, insomma, una specie di... è un bravo, diciamo, che però era stato risolto, ma poi è stato cancellato totalmente. Quindi questo mi sembra una cosa. No, io non lo so, magari stanno delle domande, un po' tardino, ho parlato un po' troppo. Io dovevate fermare, ma... E quindi, no, se ci stanno delle domande o delle cose da dire o da sottolineare, non lo so, dite voi. Nel mondo? Ma... credo 2 milioni circa, non tanti, cioè ormai dentro al Rakhine qualcuno è rimasto, ma pochissimi. In realtà loro continuano in maniera più piccola, più limitata nel numero a arrivare, quindi non tornano, ma anzi al contrario continuano in piccoli gruppi a arrivare in Bangladesh. Quindi penso due, non so le cifre esatte di quanti stanno, poi sono difficili da dire. Però in Arabia Saudita sicuramente ci stanno, in Indonesia sicuramente ci stanno, in Pakistan tra l'altro ci stanno pure da tempo, ma alcuni sono entrati un po' nei gruppi estremisti, perché è chiaro che sono alla merce di... cioè, quindi... In India c'è qualcosa pure, sì, ma sai, l'India ci sta un po' di tutto, però sì, ci sta qualcosa ci sta...
Sempre vissuto così, però fino a un certo punto, perché negli ultimi 40 anni in particolare è cresciuta, negli ultimi 40 anni in particolare è cresciuta una forma di violenza e di esclusione sempre di più. Nel passato non è tanto vero, perché sembra, almeno da cose lette qua e là, perché poi che nel passato in realtà, non so, siccome loro stanno lì dal VII, VIII secolo, ci sono stati periodi in cui in realtà rivestivano anche qualche carica, esistevano anche forme di integrazione, ecco. Sicuramente comunque in una realtà come quella del Myanmar, che dal 600-700 è stata una realtà, diciamo, di etnie diverse ben identificate sul territorio, loro si sono chiusi, diciamo, nei Rakhine sicuramente, però in passato è stato sicuramente diverso. Poi è cresciuta questo discorso sull'identità, soprattutto di fatto, dopo l'indipendenza anche dalla Gran Bretagna, insomma, si è rafforzata di più, e si è rafforzata sempre con uno, in particolare con questo carattere buddista, con questo carattere religioso, no? Hanno trovato questa persecuzione, sì, allora è a livello statale come decisioni generali, però in realtà è anche a livello sociale, e cioè il Rakhine è tenuto dai buddisti, dall'esercito. Il Rakhine non è autonomo, è una delle zone, ci sono tante, c'è il Myanmar che poi è una realtà è una confederazione, e ogni stato della confederazione, il Rakhine è uno di questi, è tenuto da militari birmani. Ma i militari birmani del Rakhine sono contrari ai militari birmani di Yangon del centro. Tant'è che nel Rakhine è interessante, perché questi militari non hanno votato per Aung San Suu Kyi, per esempio, cosa che invece hanno votato per... cioè c'è un certo odio anche interno tra loro, e sono loro i peggiori nemici dei musulmani, dei Rohingya, cioè quelli del Rakhine, capito? Sono sempre militari buddisti birmani, però diversi da quelli della Birmania, cioè diciamo generale. Apolidi. Il Bangladesh non ha concesso, credo, diciamo che sono, anche questo non è che c'è un censimento, diciamo che sono 1.150.000, compresi i primi, perché io parlavo di 750.000 adesso, no? Compresi i primi emigrati. Credo che a 8.000 di tutti questi ha dato la condizione di rifugiati, ha riconosciuto la condizione di rifugiati. E gli altri no. Quindi non... Fuori sì, in Europa sì. In Europa sì, cioè nel senso che per esempio in Inghilterra c'è un'organizzazione dei Rohingya integrata pure, cioè quelli che stanno all'estero, sono un po' come gli yazidi, no? Cioè, seppure sono molto diversi, però alcuni sono organizzati anche in maniera, ecco. Però io non lo so, questo sarebbe da vedere, però non credo ci sia relazione tra le organizzazioni occidentali dei Rohingya, che ci stanno, insomma, o anche negli Stati Uniti ci stanno, che sono comunque delle minoranze, e questi qua, capito? Cioè, non penso non gliene interessa molto. Ecco. Nel mondo musulmano questa è un'altra cosa interessante. E quando vennero questi qua, vabbè, per esempio l'Arabia Saudita, venne questa delegazione a Sant'Egidio, e ci incontrammo, parlammo pure della cosa, noi difendiamo molto, ma insomma in realtà nessuno spezza nessuna lancia, cioè non gli interessano molto, ecco. Presenza nei campi ci sta, soprattutto
abbastanza quella indonesiana, seppure la stessa Muhammadia, no? No, amici nostri, noi facciamo questo MOU, questo Memorandum of Understanding, questo agreement, questo accordo fatto con We the Dreamers, cioè era fatto anche con la Muhammadia, ma la Muhammadia si sta un pochino ritirando adesso dal Bangladesh, perché c'hanno un po' di problemi interni in Indonesia. Però, per esempio, i malesi sono molto presenti. Cioè, gli ospedali migliori, adesso sempre parliamo ospedali da campo, però gli ospedali migliori sono gli ospedali malesi, e sono musulmani quelli della Malesia. E perché c'è un accordo diretto tra la Malesia e il Bangladesh, tant'è che sono permessi, gli viene permesso di portare i materiali, addirittura c'hanno delle camere operatorie, anche come si dice, climatizzate, insomma, con cose, questi ospedali malesi. Quindi ci sono delle organizzazioni, poi c'è la Croce Rossa, come si chiama, la Croce Verde, la Mezzaluna, ecco. Sì, non è croce, è mezzaluna. La mezzaluna, cioè, quelli ci stanno, cioè ci stanno, le bandierine ci stanno, poi bisogna vedere quello che fanno, però ci stanno delle solidarietà di questo tipo. L'UNHCR è molto presente, è anche molto presente col difetto, cioè, allora, chi governa generale, adesso ti ripeto, io non francamente abbiamo preferito anche nella limitatezza delle nostre energie, diciamo, concentrarci sul far qualcosa, ecco. Però qualche riunione sono stato anche a queste organizzazioni. E chi fa proprio da cappello generale è l'IOM, cioè i migranti, no? Ecco. Come si chiama? International Migrants Organization, International Migrants Organization, sarebbe l'Organizzazione Internazionale dei Migranti, che però sono sponsorizzati, cioè fanno parte quasi del governo bengalese. Per esempio, se tu vuoi mandare una nave, dico per dire, con gli aiuti, arrivi al porto di Chittagong, ma non è che te la fanno scaricare, te la fanno dare, no, lo prendono tutti i militari bengalesi attraverso l'IOM e poi non sai dove va a finire sta roba. Noi stiamo provando da giugno scorso, attraverso un avvocato lì, a fare un riconoscimento del Sant'Egidio, anche perché attraverso un riconoscimento della nostra opera, diciamo, dal punto di vista giuridico, noi potremmo non solo prendere dei materiali lì, che ogni volta dobbiamo inventarci mille modi, ma anche avere delle sovvenzioni della cooperazione italiana. Lo possiamo già in parte fare con questo accordo con questi Dreamers, ecco, perché perlomeno lavoriamo con la realtà sul territorio, però la cosa migliore sarebbe un riconoscimento. Quindi AOM, UNHCR, che sono bravi. L'unico difetto è che cambiano le persone dopo sei mesi, tu cominci con una persona molto in gamba, così così, poi quella dice dove è andata, adesso l'hanno richiamata a Ginevra e poi ne arriva una, cioè è un po' faticosa sta roba qua. E poi ci stanno l'UNICEF, che a me non è che proprio mi entusiasmo, no, ma adesso non c'ho niente contro, però riempiono i bandierini, di zainetti, di cose. Cioè hanno fatto delle scuole per alcuni bengalesi, dandogli anche degli stipendi, però sono come dei recinti, mettono questi ragazzini e così, insomma, ecco. Poi sono di una burocrazia per avere una sovvenzione, capito? Qui ci stanno però tante organizzazioni. Italiani, francamente, mi sembra che ce n'è una sola, che poi è un'italiana in Svizzera, ma non mi ricordo come si chiama. Cioè non siamo riusciti a incontrarci con loro. Poi c'era questo MOAS che però stanno un po' ritirando adesso. Ma non c'hanno... guarda, credo, io non sono esperto di quelle leggi che Daniela Pompei e tanti noi hanno studiato per 2 anni, però già c'è una prima risposta, che loro non c'hanno i documenti. Quindi noi la prima cosa che facciamo... sì, ma non lo so, non riconosciuti, capito? Cioè, quello che noi facciamo con l'umanità è la cosa fondamentale, uno degli aspetti fondamentali è che ci stanno i nostri desk in Libano o adesso in Etiopia e via dicendo, dove questi vengono cercati, insomma, controllati, e c'hanno dei documenti e gli arriva già lì il visto umanitario italiano e attraverso questo, capito? Loro non hanno proprio documenti, cioè non esistono, questo è il problema di fondo, capito? È un grosso problema, però non so come si può... No, perché la condizione di rifugiati deve essere portata avanti all'UNHCR, ma lo Stato deve riconoscerlo però poi.
Io credo siano 8.000 quelli riconosciuti così, che però sono già anche abbastanza integrati nella società alla fin fine, lì per lì. Cioè, non lo so, cioè sono cose un po' da studiare, da vedere, perché poi volendo qualche cosa penso ci sia, si possa pure fare a suo livello, però non è facile. Sì, cioè il chiacchierando è un termine un po', insomma, provando a fare qualche intervista qua e là, parlando con la gente attraverso l'interprete e via dicendo. Dice, ma lei, no, io la cosa che voglio delle donne, no? Qualsiasi paese del mondo, però basta che ci sia la pace, basta che ci sia, questo sì. E però negli ultimi 2 mesi, da quello che mi raccontano, che mi arrivano le notizie, sono cominciati un po' di casi di suicidio, soprattutto di anziani, che dicono preferisco morire qua piuttosto che essere costretto a tornare, che poi nessuno lo costruisce, perché non è, loro non è che dicono il rimpatrio, no? Repatriation, questa è la repatriation, ma il rimpatrio non è che se loro non vogliono tornare, non è che se loro non gli danno i diritti, non gli danno i documenti, non gli costruiscono le case che gli hanno bruciato, no? Tornano per farsi uccidere quelli che sono riusciti a scappare, cioè è una cosa assurda. Però c'è diversi casi, cioè diversi, adesso non so, qualcuno sono stati dei casi di suicidio. Quindi sì, bisogna vedere dove vanno poi, perché lì loro hanno attraversato 17 giorni di confine, non è che dice sai questi vanno in Canada. Guarda che sta cosa del questo è un altro problema, ma io non sono assolutamente esperto di questo, ma voi prendete il caso di cosa lì, della blasfemia lì del Asia Bibi. Guarda che lì, cioè, nessuno Stato si è proposto di accogliere, no? Ci hanno chiesto pure a noi, cioè attraverso l'Italia, però poi l'Italia si è tolta, e quindi siamo, perché qualche metodo c'era pure. Cioè, è un po' un problema questo qua dell'accoglienza, cioè nel senso che ovviamente, beh, lo conoscete pure la mentalità, quella di chiudersi agli altri, figurati se... Poi questi non è che sono due persone in un caso singolo, ecco. Però, insomma, sono ipotesi, però non è che ho studiato queste cose, eh. Noi, io per esempio un'altra cosa che ho pensato, i buddisti del Myanmar ce l'abbiamo, cioè sono venuti anche la prega della pace un paio, però venivano da Londra, che sono tutti quelli che cominciano con U, no? Non so se avete visto nei nomi, U, una U, scusi, isolata, U, bim bim bum, quello lì è un buddista del Myanmar. E allora io ho pensato, stando in Giappone, di fare una bella pressione ufficiale, lettere dei giapponesi al buddismo, però non ha tanto funzione, non lo so, i giapponesi sono un po', non c'è, no, però poteva essere anche un, era giusto, ci ho ragionato, adesso si può sempre riprovare, ma anche questi qui del WCRP, no, del World Conference on Religion and Peace, che loro fanno tante cose, ovviamente sul Myanmar non hanno fatto niente, su Myanmar, ma insomma sul Bangladesh in genere, sui Rohingya. Cioè non c'è una grossa, a parte le organizzazioni internazionali presenti in vari modi, però molto disorganizzate, diciamo. Va bene. No, non so, no, se ci sono altre cose, io per me, ti ho detto, il treno ce l'ho alle 8.51 domattina. Quindi. Giusto una doccia, così, c'è anche qui, no? Si può andare. Un'altra, sì, è stata un'altra reazione violenta, cioè questi hanno attaccato, penso ucciso in quel caso 9 poliziotti e c'è stato, dice, cioè, basta, qui non... Ci fu un altro, ma sono sempre quelle cose come al tempo, diciamo, del nazismo, no? Che c'è... Come? Appunto. Sì, questa era la cosa, però sono cose anche... Non c'è, cioè,
delle macchine infernali, però anche irrazionali, cioè irrazionali nel senso che poi tu togli la cittadinanza, cioè queste sono anche cose assurde, perché tu togli, cancelli la cittadinanza di 2 milioni, diciamo 1,5 milioni, quelli quanti erano rimasti lì di persone, ma insomma è una roba esplosiva, cioè tu crei dei terroristi dal giorno dopo, no? Cioè è un discorso, però purtroppo sono cose, cioè l'esclusione e il togliere i diritti è sempre una roba a doppio taglio, no? Perché insomma, c'è, però non sono quelli, sì, no, c'è, piccoli gruppi, adesso non ti saprei dire, però non, ci sono state delle forze, però non sono quelli che contano. Non so se voi avete visto qualche immagine della visita di Papa Francesco in Myanmar, che a un certo punto stava quel famoso, che non mi ricordo come si chiama, comunque insomma, il gruppo buddista principale in quella sala. Avete detto, c'erano tutti quei buddisti così, l'hanno accolto lì dalla faccia sua, perché Francesco legge in faccia proprio quello che pensa, e si capiva che proprio non li sopportava, cioè erano proprio i buddisti, capito, proprio ufficiali, però quelli c'hanno il potere, cioè i buddisti addirittura hanno fatto delle rivolte armate contro l'esercito in certi momenti della storia, contro l'esercito. No, per dire quanto contano i buddisti birmani, come anche in Thailandia per altri versi, però non è il buddismo giapponese, non è quello cinese, non è quello, capito? C'è un buddismo molto duro, però ci stanno delle minoranze di altra gente, però non c'è voce in capito. Vabbè, io penso, non lo so, no, ma questa è la prima puntata poi. Vabbè, quindi. No. Adesso all'uscita si può. No, grazie, no, vabbè, può essere, però no, è importante provare anche a parlarne un po', no? Ecco. Va bene. Grazie.